contrasto alla povertà, in maggiore crescita economica per la Calabria, gli obiettivi del governatore per il nuovo anno. Siamo fiduciosi, dice Oliverio, ma Occhiuto attacca, governo pessimo. Istituzioni e cittadini in un'affollata assemblea a Riace per la solidarietà al sindaco lucano, il primo cittadino ritira le dimissioni. Nuovo episodio di violenza sugli animali, colpi di fucile contro un cane a Casole Bruzio nella Presila Cosentina, l'animale è ferito e mutilato, necessaria l'amputazione di una zampa. Seggiovia ferma a Lorica l'impianto sotto sequestro dopo l'incidente costato la vita a un operaio, la Lorica Ski pronta per l'apertura della cabinovia. L'Accademia Italiana del Peperoncino sperimenta nuovi abbinamenti e promuove l'enogastronomia del territorio, l'iniziativa in collaborazione con la Fondazione Sommelier. Ben ritrovati e buon anno dalla redazione del TG10. In apertura il messaggio del governatore Oliverio ai calabresi. Il 2017 sarà l'anno della svolta, dice ai nostri microfoni. Obiettivi dichiarati, il contrasto alle povertà e la crescita economica con il sostegno alle imprese. A smorzare gli entusiasmi è il parlamentare Roberto Occhiuto, che boccia l'operato della giunta ai nostri servizi. La cittadella come non siamo abituati a vederla, e cioè vuota per i giorni di festa. Il governatore e i propositi per il nuovo anno. Il 2017 sarà l'anno in cui la Calabria accelererà, dice Mario Oliverio, grazie al lavoro di programmazione svolto nell'anno che ci lasciamo alle spalle. Noi abbiamo lavorato in questo anno per definire e gli strumenti della programmazione che ci consentono di utilizzare risorse importanti, le risorse che l'Unione Europea ha destinato alla nostra regione, le risorse che abbiamo allocato nel patto per la Calabria sottoscritto il 30 di aprile scorso con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le risorse che sono state allocate per l'ammodernamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie della nostra regione, risorse importanti, circa 10 milioni di euro, che sono nella nostra disponibilità. Forse saranno pochi 12 mesi per risolvere tutte le emergenze di questa terra, ma il governatore è fiducioso. Un piano che abbiamo definito e che i primi del 2017 sarà operativo per quanto riguarda il contrasto alla povertà, l'inclusione sociale e il sostegno alle famiglie che vivono in una condizione di sofferenza, agli studenti, appunto, delle famiglie più in difficoltà, sotto la soglia di povertà, agli anziani che vivono una condizione difficile per quanto riguarda incentivi ai trasporti, all'esercizio del diritto allo studio. Vigilia di Capodanno, c'è spazio solo per gli auguri, il rimpasto di giunta paventato pare essere in pausa, tutto rimandato al nuovo anno, nuovi giorni, nuova stagione, che per Oliverio significa ripartenza. Il 2017 sarà un anno importante, ecco perché bisogna lavorare in sinergia. Io credo che noi dobbiamo guardare con meno pessimismo del passato al futuro, con più fiducia, perché solo avendo fiducia in noi stessi noi ce la possiamo fare, e questa mole di risorse che è appunto consistente può essere oggi utilizzata perché si inverta il trend negativo e si determinano condizioni di crescita, di opportunità di lavoro, di riorganizzazione dei servizi più importanti della nostra regione. Mentre il governatore della Calabria Oliverio indica il 2017 come l'anno della svolta per la Calabria, il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto lancia strale contro il governo Oliverio, dicendo la peggiore giunta di sempre. La giunta Oliverio sia la peggiore dall'istituzione delle regioni.
è tutto immobile, non si muove nulla, anzi si perdono più risorse comunitarie che in passato, la sanità è disastrata ancor più che in passato, se qualcuno va in un pronto soccorso alle 8 di mattina, nonostante i bravi medici che abbiamo nel nostro sistema, rischia di non essere curato fino alle 10 di sera. Quindi il peggior governo regionale da Guarasci in poi. Anche gettato le basi per il nuovo centrodestra? Sì, il nuovo centrodestra è un centrodestra che deve raccogliere il consenso potenziale che c'è in questa regione, che è importante per il centrodestra, ma deve avere anche l'ambizione di candidarsi a vincere, non perché aggrega il dissenso generato da Oliverio, ma perché ha un vero e proprio programma di governo subito cantierabile. Per questo ho lanciato l'idea di pensare 6 mesi prima delle prossime elezioni ad una grande sessione di discussione con le organizzazioni sociali della regione, al fine di produrre delle idee che possano subito essere cantierabili dal nuovo governo. Ogni volta in Calabria chi vince, vince per i demeriti di chi ha governato prima, poi va lì e sembra non abbia un'idea per lo sviluppo locale, un'idea per la riforma della sanità. E allora, per esempio, abbiamo ospedali che scoppiano perché in Calabria la sanità è solo rete ospedaliera. Se ci fosse un investimento, per esempio, sulla medicina territoriale, si aumenterebbe la qualità dei servizi per i cittadini e si risparmierebbero risorse. Meno sigle, più progetto. Assolutamente sì. E la costante degli ultimi anni è stata da destra a sinistra quella di governi che hanno speculato sui disastri generati da chi ha governato prima, ma una volta andati alla regione non avevano idee, progetti per dimostrare ai calabresi che attraverso la regione si può costruire un futuro migliore per loro. Ci spostiamo a Riace, dove sono state respinte le dimissioni del sindaco. Il sindaco Lucano, il primo cittadino, spiega in consiglio comunale il significato delle frasi registrate durante un colloquio con ex esponenti della giunta e finite sul web. Numerose le dichiarazioni di solidarietà giunte dal mondo politico per il sindaco del comune, simbolo dell'accoglienza dei migranti. Vediamo. Io stavo in questa famosa registrazione, stavo solo spiegando alla giunta comunale, che non è quella che è qua, come valorizzare nel miglior modo possibile quelle risorse. Poche parole per spiegare il contenuto delle intercettazioni abusive pubblicate su YouTube. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ha chiarito il senso delle frasi proferite agli ex componenti della giunta e attinenti all'utilizzo delle risorse destinate agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Finanziamenti che, ha spiegato il primo cittadino, non sarebbero stati dirottati per opere diverse da quelle previste, ma sfruttati nel miglior modo possibile, valorizzando l'area, oggetto dell'intervento, attraverso la costruzione di strutture ricreative o sportive. Una lettura che spazza via i dubbi e le ombre sull'operato del sindaco, passato in breve tempo dagli onori delle cronache per la gestione dei migranti al fango che sommerge chiunque venga attaccato violentemente in forma anonima sul web con le più disparate accuse. Stavolta la reazione è stata forte. Le dimissioni di Lucano hanno provocato un'immediata levata di scudi in difesa del primo cittadino, inserito alla rivista Fortune tra le 50 persone più influenti del mondo e destinatario di una lettera di ringraziamento per la sua attività inviata da Papa Francesco. Il Consiglio Comunale di Riace ha respinto le dimissioni, confermando la fiducia a Lucano e chiedendogli di andare avanti nella sua azione amministrativa. Un finale quasi scontato, dopo le numerose dimostrazioni di solidarietà giunte dal mondo politico, una voce unanime che ha soddisfatto il primo cittadino del centro, definito dal presidente Oliverio un modello, un esempio virtuoso, che non merita di essere scalfito e infangato. Unica voce fuori dal coro, quella dell'ex vice sindaco Cimino, che con l'ex assessore Valilà fa parte delle voci registrate e pubblicate su internet. Il consigliere di maggioranza contesta al sindaco di averlo scaricato senza offrire solidarietà e convocare alcun consiglio comunale. Sulla vicenda adesso spetterà la magistratura a fare luce, visto che proprio Lucano ha presentato una denuncia contro ignoti per le diffamazioni ricevute. Cambiamo argomento ancora, una storia di crudeltà nei confronti degli animali. Questa volta l'episodio si è verificato a Casolebruzio, centro della Presila Cosentina, dove qualcuno
ancora non identificato, ha sparato alcuni colpi di fucile contro un cane. I veterinari sono stati costretti ad amputargli una zampa. I proprietari hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. Nel prossimo servizio di Isabella Roccamo, la storia di Rocky. Ancora un gesto di crudeltà verso gli animali che si è verificato in un centro dell'Interland cosentino. Quella che oggi vi raccontiamo è la storia di Rocky, un meticcio di taglia media di 5 anni. Fino al 6 dicembre scorso era così, un cane felice, amato e coccolato dai suoi proprietari. Poi la sua vita è cambiata, per sempre. Quel giorno Rocky era a passeggio insieme al suo padrone, stava correndo in un boschetto vicino casa quando è stato raggiunto alle zampe da diversi colpi di fucile e è caduto a Casolebruzio. I guaiti del cane hanno richiamato l'attenzione del suo padrone che quando ha raggiunto il luogo in cui il cane è stato ferito si è trovato davanti a una scena straziante. Rocky era stato colpito a tre zampe, il sangue usciva copioso dalle ferite, il cane era a terra, immobile. Da quel giorno la vita della famiglia che si prende cura di Rocky da quando era un cucciolo di pochi mesi è stata stravolta. La corsa fino al pronto soccorso veterinario, gli interventi a cui il povero cane è stato sottoposto, lo shock quando i veterinari sono stati costretti ad amputare la zampa anteriore perché i proiettili hanno causato una frattura scomposta e reciso i nervi. Oggi Rocky è così, un cane a tre zampe. Le ferite non sono ancora guarite, non riesce più a correre e giocare come un tempo. Già in passato Rocky aveva conosciuto la crudeltà degli umani quando qualcuno lo aveva avvelenato. Adesso contro il cane un altro gesto criminale. Chi e perché ha imbracciato il fucile per sparare contro il povero Rocky? Il responsabile non ha ancora un nome e un volto. I proprietari hanno presentato denuncia ai carabinieri, ma dell'autore ancora nessuna traccia. C'era abbia amarezza per quanto è accaduto, il cane fa parte della famiglia. L'episodio si è verificato in una zona dove nelle vicinanze ci sono diverse case e se insieme a Rocky quel giorno ci fosse stato mio figlio, ci dice la proprietaria. Certo è che gesti come questo non vanno minimizzati ma condannati. Il responsabile deve essere individuato al più presto perché chi ha sparato ha commesso un crimine e per questo va perseguito. 2 quintali di botti sono stati sequestrati nel Crotonese. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Era ricercato per ricettazione un 55enne originario di Gioiosa Ionica, è stato arrestato dai finanzieri del gruppo Siberi a Schiavonea di Corigliano, nel Cosentino, dove era in vacanza. L'uomo si trovava insieme ad una donna di nazionalità romena che è stata denunciata per favoreggiamento personale. L'uomo era ricercato dal 29 ottobre scorso dalla procura di Pistoia. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, su delega del ministro dell'Interno, ha disposto l'accesso antimafia nel comune di Brancaleone. La commissione dovrà accertare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento da parte della criminalità. Con provvedimento prefettizio, già lo scorso 7 dicembre, componenti degli organi istituzionali del comune di Brancaleone erano stati sospesi in seguito ai provvedimenti cautelari disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito dell'operazione Ecosistema. Bombole di gas con sigilli falsi, 2 denunce dei carabinieri nel Cosentino. A Montaltofugo i militari hanno fermato un uomo di 59 anni a bordo del suo autocarro. C'erano 31 bombole GPL per uso domestico che erano state riempite e vendute senza sigillo di garanzia e in condizioni di pericolo. All'attarico invece i carabinieri hanno denunciato una donna rappresentante legale di una ditta di fornitura gas dopo aver accertato la presenza di bombole con sigilli falsi riempite di GPL con marchi di note società. Fuochi illegali e pericolosi, sequestri a Ciromarina, nel Crotonese, i carabinieri in un negozio di alimentari, oltre ai vari prodotti, hanno scoperto che erano venduti senza alcuna licenza diversi fuochi d'artificio accessibili anche ai più giovani. È stato poi scoperto un ambulante che aveva anche alcuni artifici che, data la quantità di polvere pirica contenuta e la loro pericolosità, per essere venduti avevano bisogno di una specifica licenza. Non si scia ancora a Lorica, la neve non manca ma l'impianto di Seggiovia è sotto sequestro e mancano degli adempimenti burocratici per inaugurare la cabinovia che invece è stata appena realizzata. La società che gestisce l'impianto dà appuntamento ai prossimi giorni per le prime aperture parziali e assicura che nel mese di gennaio avverrà l'inaugurazione dell'intero impianto. Vediamo. La neve ha fatto capolino sui monti della Sila, ma gli amanti degli sport invernali anche quest'anno dovranno attendere prima di utilizzare al meglio nuovi impianti di risalita realizzati a Lorica.
La seggiovia è sotto sequestro a causa dell'inchiesta aperta dopo la tragica morte dell'operaio 31enne, precipitato durante la fase di montaggio. La società, che sta realizzando l'impianto, ha emesso un comunicato riguardante lo stato dell'arte della struttura. Dopo aver espresso la vicinanza alla famiglia del giovane deceduto, ha ribadito l'impossibilità di utilizzare l'area e le apparecchiature interessate dall'incidente e quindi dalle indagini. La Loricascaia ha fatto sapere anche di essere ancora in attesa degli ultimi adempimenti burocratici per il collaudo definitivo della cabinovia, una situazione che si trascina nei primi giorni del mese di dicembre, tanto è vero che, anche nella precedente comunicazione emessa dalla società, si faceva riferimento agli adempimenti da completare per ottenere il via libera all'apertura. Le novità sono rappresentate dal fatto che è prossimo all'apertura il campo scuola appena realizzato e, contemporaneamente, sarà attivo anche il bar-ristorante, completamente ristrutturato, presso la stazione di Valle. La Loricascaia, che a dicembre si proponeva di inaugurare l'impianto il prima possibile, adesso dà un appuntamento preciso, al 4 gennaio per le prime aperture, e annuncia che l'intero comprensorio sarà utilizzabile entro il mese di gennaio. La suggestione del presepe vivente a Mottafollone, le iniziative dell'Accademia del Peperoncino a Diamante nella nostra rubrica Suoni, Colori e Voci. Vediamo. L'antico borgo medievale di Mottafollone, suggestiva location del presepe vivente itinerante organizzato dalla comunità parrocchiale, da un gruppo di giovani del piccolo centro della Valle dell'Esero impegnati nel sociale e patrocinato dall'amministrazione comunale. Una manifestazione giunta alla sesta edizione che ha coinvolto l'intera comunità. I numerosi figuranti hanno fatto rivivere gli antichi mestieri. Si ha quasi la sensazione che il tempo si sia fermato. Artigiani intenti nel loro lavoro accompagnano lungo il percorso che culmina nella splendida rappresentazione della Sacra Famiglia. Gli ambienti, le suppellettili, gli strumenti di lavoro, gli arredi che compongono tutti i quadri viventi della rappresentazione attingono dei segni autentici dell'antica civiltà del territorio. La Sacra Rappresentazione ha voluto così riproporre il messaggio di pace e di gioia che la nascita di Gesù suscita negli uomini di ogni tempo e mostrare la vita di un antico borgo, i mestieri, gli attrezzi, la tradizione agricola e artigianale, un evento che ha anche l'obiettivo di valorizzare Mottafollone. Anche quest'anno il presepe vivente ha ottenuto un grande successo, centinaia di visitatori provenienti da tutto il comprensorio della Valle dell'Esero e non solo. Forni pronti per le pizze, cottura giusta, il calore delle feste e tanti gusti, la fantasia dei maestri pizzaioli che appaga tutti i gusti. A Diamante, l'Università del Gusto, in collaborazione con l'Accademia del Peperoncino, che proprio nel 2017 festeggerà i 25 anni del Festival Piccante, continua la sua mission, che è quella di promuovere l'enogastronomia calabrese. Queste iniziative vogliono valorizzare i prodotti del territorio calabrese. Cominciamo col vino, ma poi proseguiremo col maiale, con i funghi, con le salsicce, con i dolci, proprio perché riteniamo che il patrimonio enogastronomico della Calabria sia di grande livello, di grosso livello, ma non sia abbastanza conosciuto. Quindi in effetti queste iniziative servono a farlo conoscere ed apprezzare di più, innanzitutto dagli abitanti e poi durante l'estate anche dai turisti che vengono da noi. Nella città del Tirreno si sperimenta l'abbinamento insolito tra vino e pizza. Ci divertiamo ad abbinare quello che è la pizza con il vino, cosa che ci sembra un po' insolito, ma in realtà diciamo che è come dire, un po' come abbinare il vino rosso al pesce. All'inizio era, come dire, un qualcosa di che non si poteva neanche proporre, poi in realtà è incominciata a diventare una moda, adesso è una consuetudine con il pesce. La stessa cosa è per quanto riguarda la pizza e il vino. Spero che diventi, proprio partendo da Diamante, partendo da quello che è l'abbinamento dell'Accademia del Peperoncino con Fondazione Italiana Sommelier Calabria, speriamo di poter sfatare questo mito e farlo diventare una consuetudine.
Sono oltre 20 i comuni calabresi che hanno aderito al progetto dell'associazione Braccia Aperte, denominato Rima per un sogno, grazie al quale ogni ente sarà dotato di un defibrillatore e cofinanzierà l'evento Città Cardioprotetta in programma il prossimo 5 gennaio. A Rendano di Cosenza il concerto di beneficenza con Alejandro Baldi e numerosi giovani artisti locali. L'ingresso sarà sottoscrizione volontaria e servirà a sostenere il progetto. Ora rivediamo insieme gli argomenti più importanti di questa edizione. Contrasto alla povertà e maggiore crescita economica per la Calabria, gli obiettivi del governatore per il nuovo anno. Siamo fiduciosi, dice Oliverio, ma Occhiuto attacca, governo pessimo. Istituzioni e cittadini in un'affollata assemblea a Riace per la solidarietà al sindaco lucano, il primo cittadino ritira le dimissioni. Nuovo episodio di violenza sugli animali, colpi di fucile contro un cane a Casolebruzio nella Presila Cosentina, l'animale è ferito e mutilato, necessaria l'amputazione di una zampa. Seggiovia ferma a Lorica l'impianto sotto sequestro dopo l'incidente costato la vita a un operaio, la Lorica Ski pronta per l'apertura della cabinovia. L'Accademia Italiana del Peperoncino sperimenta nuovi abbinamenti e promuove l'enogastronomia del territorio, l'iniziativa in collaborazione con la Fondazione Sommelier. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo felici feste e buon anno. We'll be right back.